Ciao a tutti, sono qui per recensire la trilogia dello Hobbit. Nel 2001 Peter Jackson ha fatto una delle più grandi figate della storia del cinema contemporaneo e non solo, una trilogia memorabile, emotivissima, avventurosa, pieno di fantasy, pieno di personaggi fantastici, frasi megatomiche, mostri titanici, piovre che vi in acqua, che ti bloccano la strada, che c'è una porta che non si vede solo se tu parli in elfico. O dentro c'è un mega mostro galattico del mondo antico, il Balrog, che al posto del sangue ha della lava e invece che gli artigli c'è una frusta di fuoco. Vuttoro, c'è una frusta di fuoco. Ma prima ancora c'erano i nove re, i Nazgûl, cioè una mega figata. Puttana, i Nazgûl che quando arrivano i vermi, perché sono talmente maligni, sono l'essenza del male, santo di Dio! In mezzo a questi mostri incastrati neri c'era Sauron, un salandrone di 2,5 metri con un'armatura incastrata piena di punte, porca, che non poteva neanche carezzarsi i capelli, che si tagliava tutte le dita, che ha una potenza disumana che spacca la testa a tutti gli uomini, che appena si incastra, appena gli stacco. Bellissimo che dopo gli umani, per botta di culo bestiale, gli tagliano il dito, l'anello cade e dall'anello ricomincia un delirio, perché tutti ingassati, tutta sta gente che impazzisce per l'anello, voglio l'anello, voglio l'anello. Sì, e questo è, capito? Poi nel secondo c'è questa torre nera, che c'è Saruman, che è un grandissimo pezzo di merda che gira la faccia a tutti. Prima dici che è il buono, invece te lo mette dietro perché lavora con quella con quel salamandrone di Sauron, no? Il salamandrone. E allora però tutti, ah, andiamo da Saruman il bianco, perché lui è un figo, no, lui è un pezzo di merda, maledetto stronzo che tradisce tutti, e Gandalf ci rimane di merda, poverino, perché erano migliori amici, puttane, erano migliori amici, e fanno paconi, e Gandalf fa della grand break, e poi viene sparato sul tetto, e poi chiama l'Aquila, chiama l'Aquila, e l'Aquila arriva, lo prende su e lo porta via. Ma poi ne parleremo di queste aquile. E bellissimo, però alla fine a Saruman gli dà un sacco di mazzate, perché cosa fa? Perché lui è uno che costruisce le fabbriche, capito? Costruisce le fabbriche nel bosco, vicino al bosco Atro, dove ci sono i salici, i pini, i cipressi, che hanno due ghiande, così a forza di sentirsi traditi. Allora si incazzano, si sradicano dalla terra, gli danno un sacco di mazzate, allagano tutta la torre di Orta, tutto lì il bacino lagunare dove creano gli orchi, dove creano l'Ulf, dove tutti gli altri orchi, tutta questa gente qua che va a cercare tutti gli altri, poi ci sono varie storie laterali, ma alla fine li prendono, li catturano, Pipino e tutta, cioè il resto, ma ok. Poi dopo arriva il gran finale con questa battaglia. No, 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 dimenticavo la guerra delle guerre, un film della Madonna, dove c'è la battaglia del fosso di Helm, cioè una roba titanica, dove in 40 elfi, 3 nani e un sacco di gente incazzata, che poi non può fare niente perché sono tutti umani che hanno 2 lire, poverazzi. Arrivano sta mandria di culturisti, che con la faccia tipo Bruno Vespa, tutti che spaccano tutto, che inventano la polvere da sparo, tra l'altro, lì, perché. Ma lo stesso riescono a vincere, perché alla fine arriva Gandalf. Gandalf che porta tutta la gente dei cavalli, che poi delle gran zoccolate a tutti sti energumeni sanguinolenti con Madonna, Madonna, il fosso di. Ma dove devi andare col fosso? Puttana, dici. E poi arriva il ritorno del re, la mega battaglia finale. Tutti sti qua incazzati, 1.000 popoli. Arriva la cosa, no? La Calypso lì, come si chiama? La nave che guida Peter Jackson. Però arrivano i fantasmi, quelli che vivevano nelle montagne, che avevano un debito con gli uomini. Fanno scambio. Io ti do una roba, te me ne dai un'altra. Sì, vabbè, vendichiamo, ammazzano tutti, e fine. Mega battaglia, bellissimo, dove c'è Tony Hawk vestito da Legolas, che fa delle robe con lo skate giù dalle scalinate, fa i tricks nelle proboscidi degli elefanti, elefanti ciclotitanici. E poi c'è quell'altro imbecille del babbo di Faramir, di Boromir. Faramir sei un coglione, Boromir è un figo, mi do fuoco, tu dai fuoco, ma uomo, finalmente sì. Toglie dai baroni, muore e alla fine vince, e Aragorn diventa il re con la figlia del cantante degli Arrowsmith. Ecco, questa è la trilogia del Signore degli Anelli. Ma proprio, beh,
Qualche anno dopo finalmente arrivo l'Hobbit. Non è che ero già carichissimo perché sospettavo un po' prima Guglielmo del Toro che ha un po', cioè non è male Guglielmo, però ho detto Peter Jackson, dai, rifaccio io, tanto sono stato figo l'altra volta, vedrai che di là ho speso, quando ho preso 11 Oscar, puttana, qui ne prendo con l'Hobbit, ce l'hanno presi 11, qua ne prenderò 24, cioè proprio no. Nell'Hobbit ci sono due cose veramente, ma proprio allora, Martin Freeman, che è un grandissimo, Azog, che è un personaggio che nel libro non c'era, ma Azog è uno di quei personaggi, puttana poi, è il più bello Azog di tutti i personaggi dell'intera esalogia di Tolkien, cioè Azog è un figo della Madonna, cioè immagina Azog contro Darth Vader, puttana se sei Azog, con stoncino che poi è intercambiabile, puttana. Con i coltelli, con il rampino, e oh, vai, ma butto un Hasok. Ecco, tutto il resto, però, abbiamo Radagast il Bruno, che si fuma il signore, secondo me, non va mai dall'oculista, perché tutti i suoi primi piani sono così. E c'è gli uccelli che gli cacano in testa, forse perché c'è un uccello che ti caca in testa, poi è normale che tu sia chiuso tutto il giorno, però di fortuna lui che cos'è? Che c'ha un metodo di locomozione che fa spavento, una slitta a propulsione conigli tuning che drifta nei campi attorno alla terra di mezzo, con sti conigli tuning che fanno i maroni, con sti conigli che fanno ridere ai polli. Ma cosa sono i conigli tuning? Ma cos'è sti idee dei conigli? Ma insomma, per piacere, forza, Peter. No? E poi andiamo avanti. Beh, il primo è bello. Tutti sti nani che sono nani, ma non sono nani perché, cioè, sono nani, ma si vede che non sono nani perché sono troppo fighi. Il nano non è figo, il nano è un po' buffo. Questi sono fighi, no? E poi tutti con le pattumature diverse, ma non so da chi vanno da farsi. E poi c'è questa avventura. Ci serve lo scassinatore perché voi non sapete fare, no? Ci serve uno bravo, Bilbo, che fa un cazzo mattina e sera, però ha uno scassinatore. Prendiamo lo scassinatore, fanno fare un contratto chilometrico. Vieni, ma sì, dai, mi ingasso, mi rompo i maroni qua, faccio dei gran centrini. Andiamo a fare questa avventura. Cosa devo fare? Devi scassinare una montagna titanica enorme, piena d'oro. Al cui interno c'è un drago incazzato nero intelligente che parla, che ha la voce di Khan di Star Trek di J.J. Abrams e ti fa un culo così quando va lì. Ma vai tranquillo, ma che cosa mi hai fatto? Sono un hobbit, non faccio niente di niente, ma questo lo posso fare tranquillamente. Beh, ma andiamo, beh, certo, e via. E così finisce il primo film. Azog dice che gli fa un po' il culo, conosce il Gollum, fighissimo, scambiano un po', giocano al cubo di Rubik, fanno due cazzate, indovina chi, carino, e poi vanno avanti. E poi dopo c'è il secondo. Beh, il secondo a me è piaciuto di più, ci sono un sacco di cazzate, però a me è piaciuto di più. Allora, girato una parte, girato a Mirabilandia, al Niagara, la seconda parte al lago di Garda, no? Con queste botti che scendono, e poi abbiamo Yuri Kekki Legolas, Tony Hawk che si fa dei gran salti, che salta da una botte all'altra, però piano sequenza digitale fantastico, stradivertente, bene, andiamo avanti, poi arrivano e c'è questo cacchio drago meraviglioso, un pathos con questo drago, lei è puttana, Smaug, vai, Smaug dentro questa montagna enorme d'oro, ma tanto di quell'oro, ma neanche, sembrava di essere dentro la stanza, come cazzo, dove sta Paperon dei Paperoni, è pieno d'oro, pieno, 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 lui ci va dentro, no? E lo sveglia, fa delle gran chiacchiere, oh, ma te facevi Sherlock, ah sì, io facevo Holmes, oh, bella te, ci bevono una birra, un qualcosa, e poi dopo lui si incazza, dice, no, adesso te mi vuoi fregare, allora dov'è? Vuoi prendere l'Archengema? Che è l'Archengema? È un'amica, è un sasso luminoso che è fighissimo ed è proprietà degli elfi, va bene, perfetto, finisce, e senza finire, arrivano questi sette nani in questo imperonanesco nanico, che è una roba, cioè, il Duomo di Milano è un furunco nel culo di King Kong al confronto, c'è cioè una roba immensa, questi gestiscono questa roba immensa, enorme, come se fosse un chiosco di piedina. Allora, accendiamo la macchina, sì, una roba, braci, cioè, forni, tipo, 100 metri di diametro, quindi là, accendo, beh, una cazzata, cosa vuoi che sia? Accendiamo, rompi il cazzo Smaug, dà una gran sfiammata, e poi si sente tutto, beh, un attimo, sì, e via, accendiamo, sì. Poi cosa facciamo? Sciogliamo tutto l'oro, creiamo una statua di budino dorato all'interno, facciamo arrivare un drago di fuoco che dentro l'anima, lui c'ha il fuoco, c'è dentro l'anima, e lo facciamo colare nell'oro fondente, va bene? Perfetto, ce la fai, boom, Smaug pieno d'oro fondente, dentro c'è il fuoco, secondo te muore.
No, e cosa fa? Sguiscia fuori da sto discorso dorato, incazzato come una ieri, dice, ah sì, mi avete rotto i marroni, adesso vado a Comacchio, che è qui di fianco, do una sbrufolata lì di fuoco a tutti, secco tutti, così ve la smettete di fare fenomeni, poi torno e faccio un mazzo così. Allora decide, alla fine lui se ne va, finisce il film e Bilbo fa, puttana che cazzata che abbiamo fatto, e questa è la fine. Il terzo comincia in cui tu hai la tensione di Smaug, che puttana sto Smaug, oh, ma ti spaccherà putt 10 minuti e muore perché Bard gli spara una freccia alla cieca con dentro una torre mera trabicolante col figlio che sta per morire e lo colpisce nell'unico punto possibile. Dopo che gli ha detto, oh, ma che cazzo, lo secca, pa, casca su come si chiama l'incrocio tra Lemmy dei Motori, il Gabibbo e Babbo Natale, lo secca di brutto mentre il cugino alla lontana di Vermilingo insopportabile scappa, riesce a scappare. Perfetto, tutti morti, un disastro, tutti morti, il 90% morti, disastro, però tutti felici perché Bard è l'eroe. Vai, Bard la mazza draghi, finalmente ci abbiamo. Ok, perfetto. I nani arrivano, quindi è morto. I nani arrivano finalmente a casa loro, alla montagna. No? Appena arrivano a casa loro diventano un branco di stronzi imbecilli perché scudo di quercia è incazzato nero. È mio, è tutto mio, è fatto. E mi ricorda vagamente, no, che il mio tesoro, tra l'altro qualche volta mi sembra che dica Kengema, cioè proprio uguale, no? È proprio schiavo dell'oro, sì, proprio. E gli altri che non sono schiavi dell'oro mi dicono, che cazzo fa questo? Però andiamo a fare la battaglia, intanto c'è Nisei contro 200 elfi incazzati neri con una precisione pari allo 0,001%, cosa vuoi fare? Sicuramente facciamo il culo. Sì, andiamo, permetteci un cretino, però sì, ti devo seguire fino alla fine. Vai, e vanno. E poi qui abbiamo la battaglia dei 5, un'arma. Poi dopo arrivano i nani a cavallo di un maiale, di un mega cinghialotto maialato che peserà 200 kg, che andrà alla velocità di una lumaca, però è il cugino di Scudo di Querce, quindi è incazzato come una pantera. Ok. Poi dopo arrivano prima gli orchi con i mangiaterra, cioè gli orchi, capito, decidono di spaccare tutto per conquistare la montagna e arrivano con 7-8 verbi, 7-8 vermoni, cioè de delle robe, proprio de delle bisce, tipo un po' quelle di Duni, mangia terra che fanno solo i buchi e poi se ne vanno. Ma usa quelli per spaccare tutto. Con quelli 5 minuti, film, la storia è finita e vinci. Vinci fa, ti piace vincere facile, se non vinci fa, cos'è? Però apro, ma tu salutalo e poi torno indietro. Vabbè, ok, ma non c'è problema. La scenografia è fighissima, quindi vabbè. Arrivano tutti, sta marmaglia di orchi. Poi abbiamo gli elfi perché vogliono l'Archengemma, perché dopo là c'è Tranduil, no? Quello Mr. Body da super, sono fighissimo, però con un cervo, ti rinascerò, cervo primavera con due corna che sembrano due corna, sembra la pinetta di classe, solo in testa. Arrivano e cominciano a darsi le mazzate. Poi dopo c'è la banda degli sfigati di Comacchio che arrivano e poi dopo uno dice, no, cazzo, no, Raso che alza le bandiere, no, per non farsi vedere, delle bandiere enormi, per dire, cioè, tipo un po' il segnale di fuoco, tu vai di là, no? E fanno la parte. Allora, ah, ma secondo me arrivano gli altri, puttana, arrivano gli altri, perfetto. Arrivano dall'altra parte, Holiday on Ice, muoiono un sacco di persone, muoiono tutti i protagonisti fondamentali, con il magone, c'è il magone qui, muoiono tutti e poi cosa succede? Bilbo ammazza 5-6 orchi tirandogli un sasso in testa. Un sasso in testa. Sono orchi modificati che hanno le lamiere incastrate nella testa e Bilbo gli tira delle sassate con del pietrisco. Ma perché? Peter, ma quando tu vai a montare questa scena che vedi che un energumeno di 2,50 m con un'armatura, con delle placche di metallo conficcate nel cervello, un nano con dei piedi pelosi gli tira dei sassi in testa, lo fai svenire. Ma dove hai studiato, santo Dio? Allo zecchino d'oro, puttana boia, allo zecchino, vigliacca, puttana, sono cose che io non posso tollerare, puttana boia. E poi va avanti, muoiono tutti, però finisce, che figata, porca puttana. Legolas che fa delle robe che ci manca solo il Tetris e Mario Bros, perché lui fa, cosa fa? Lo step. E che cazzo fai? Zumba, fai la Zumba, eh? Una torre gigante casca che fa da ponte, però non si spacca, ci cammina sopra, si dilania. Ma vedi la fisica, santo di Dio, andate a vedere Robin, perché è bellissimo. Dimenticavo di parlare delle aquile. Finisce il primo, chiamano le aquile e le aquile arrivano. Finisce il terzo, alla fine non c'è storia, non ce la puoi fare perché ci sono un casino di gente incasata che ti vuole fare il mazzo. Chi è che arriverà? Vuoi che arrivano le aquile? Ma voilà, l'ha già usato 2 volte. E chi arrivano? Le aquile. Ascolta, o sono sorde ste aquile
O Gandalf invece che me l'immagino Gandalf che telefona al capo dell'Aquila e dall'altra parte c'è l'Aquila. Eh? Chi è? Gandalf? Sì, te? Non ho capito un che. Cosa dici che non si capì? Sì, non lo so, non ho capito. Vabbè, quando hai bisogno mandami un SM, capito? Chiama. Pronto, Aquila, ciao, sono Gandalf. Siamo nella merda, puoi venire, perfetto. Il film dura 5 minuti e basta. Dobbiamo andare al monte, alla montagna dei nani. Pronto, Aquila, sì? Ciao, Gandalf, come stai? Tutto bene, perfetto. Ascolta, mi vieni a prendere, sono alla fermata dell'autobus. Siamo in auto, dobbiamo andare dal drago. Sì, vengo con i miei amici, andiamo dal drago. Allora, 10 minuti, siamo in montagna. Arriva la montagna, va giù, due chiacchiere col drago, gli lascia l'archingerma, ti fa una partita di beccaccino, due saluti, un bacetto sulla guancia, se ne va, è finito il film. Cos'è tutto questo angoscio, tutti questi morti? Dai, su, ma sta boh! Andate a vederlo, però, perché a me è piaciuto. Grazie mille per tutte le visualizzazioni che mi state regalando, è veramente un gran periodo e mi state veramente facendo un bellissimo regalo. Visto che io mi sto divertendo e spero di divertirvi, direi che da oggi vi propongo questa sfida, se vogliamo chiamarla sfida. Mettete qui sotto e nei vostri commenti film o teaser trailer che volete che io recensisca e vedrò di accontentarvi. Il prossimo, che mi è stato richiesto involontariamente, ma comunque è stato fatto in uno di questi commenti, è il teaser trailer di Exodus, il film che uscirà tra poco di Ridley Scott. Vi ringrazio, arrivederci. Grazie ancora.